ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Un'auto è finita contro un muro in via Piersanti Mattarella, Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Alla guida del mezzo un giovane di 24 anni. Ieri, in tarda serata, nella zona in cui l'incidente si è verificato, si è abbattuto un forte temporale. Il 24enne ha perso il controllo dell'Alfa Romeo 159 e ha sbandato. L'auto ha poi cappottato. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell'ospedale civico in codice rosso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. Si è insediato ieri sera a Palazzo d'Orleans il nuovo presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Il neogovernatore ha annunciato che stamattina effettuerà un sopralluogo nelle zone alluvionate del Trapanese insieme al responsabile della protezione civile regionale Cocina per visitare i luoghi colpiti dal nubifragio, incontrare gli amministratori locali e registrare le esigenze dei cittadini. Al tradizionale passaggio di consegne, Schifani e Musumeci, il presidente uscente, si sono donati reciprocamente un libro. Arriva dal segretario provinciale generale Tommaso Vendemmia la denuncia in merito a un altro episodio di aggressione indiscriminata e gratuita alle forze dell'ordine che si è consumato nel quartiere di Librino di Catania per affermare la proprietà del territorio. Alcuni soggetti hanno aggredito e colpito fisicamente il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Librino e alcuni colleghi che con le auto di servizio eseguivano un accertamento. Un'aggressione particolarmente sentita dai colleghi poiché viene colpito chi dirige le forze di polizia in un difficile quartiere che da qualche anno effettua operazioni importanti tentando di portare un faro di legalità in quel territorio. Nella giornata di ieri è stato eseguito un sequestro preventivo nei confronti di 7 cittadini di Messina accusati di indebita percezione del reddito di cittadinanza. L'indagine ha consentito di documentare le responsabilità degli indagati che non avevano comunicato ai fini della revoca o della riduzione del beneficio la sottoposizione a misure cautelari o a altri provvedimenti di detenzione, percependo indebitamente in un periodo tra il 2020 e il 2021 la somma complessiva di oltre 61.000 euro. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.